è un piacere ritrovarsi per la terza volta consecutiva per quello che riguarda l'Italia dei Valori Giovani alla nostra scuola di formazione europea. In due anni, ne abbiamo fatte tre, credo che possiamo essere contenti come delegazione del Parlamento Europeo e dell'IDV. Quest'anno i nostri compagni di cordata, per così dire, sono i giovani dei due partiti sloveni che fanno parte dell'Audi. Negli anni precedenti avevamo avuto invece come compagni i giovani del Moderna francese e i giovani del Partito Nazionale Liberale, che sono i nostri soci rumeni all'interno dell'Audi. E quest'anno invece abbiamo avuto la presenza molto gradita degli sloveni. Saluto il mio compagno di gruppo, il ministro degli esteri sloveno, Ivo Vajgl, del partito Zarese. Stiamo aspettando Jelko Kacin del partito LDS, altra componente slovena. Senza indugi do la parola a Gianni Pittella, che è vicepresidente vicario del Parlamento Europeo. Vicepresidente vicario vuol dire che insomma, ci sono molti vicepresidenti del Parlamento Europeo, ma il vicario è il più importante di tutti, è il numero due del Parlamento Europeo. Gianni è un ospite fisso della nostra scuola di formazione, terza volta consecutiva che ci onora di aprire i nostri lavori. È un, come me, come un po' tutti noi dell'Alde, è un federalista convinto che porta avanti la battaglia per più Europa e soprattutto un'Europa un po' più saggia di quella a cui assistiamo un po' negli ultimi tempi. È una carica istituzionale, ma anche un grande collega con il quale abbiamo una cooperazione. Grazie ancora Gianni. Grazie a te per aver voluto questa terza riconferma, diciamo, all'apertura dei vostri lavori. La vostra scuola è andata avanti, quindi un po' di fortuna anch'io l'ho portata, e sicuramente voi l'avete portata a me, perché insomma, in questi anni abbiamo lavorato solidalmente con i colleghi qui presenti del gruppo Auge, in particolare con i colleghi dell'Italia dei Valori. Saluto tutti voi italiani e sloveni, saluto l'amico leader Antonio Di Pietro, cui mi lego una vecchia amicizia, perché insomma abbiamo portato avanti delle belle battaglie in Italia e anche all'estero. Gli italiani all'estero, con Antonio facemmo un'azione decisiva nel 1996 per portare al governo centrosinistra, anche grazie alla comunità italiana all'estero. Saluto l'onorevole Orlando, ringrazio naturalmente Nicolò Rinaldi e saluto Ivo Vajgl e tutti i colleghi sloveni. Io non voglio fare un saluto formale, perché voi siete qui in un momento cruciale nella vita e nella storia delle istituzioni comunitarie ed io non posso fare un saluto formale. Noi ci stiamo confrontando con un'emergenza credo mai affrontata dall'Unione Europea e abbiamo davanti delle scadenze che sono decisive anche per l'Italia. L'emergenza è tale per ciò che riguarda la crisi economica, finanziaria e sociale, dovuta alla crisi che abbiamo importato dall'America, ma dovuta anche a problemi interni all'Unione Europea. Abbiamo una grande emergenza che sta vivendo la Grecia, e sottovalutare, come sta facendo il governo italiano in queste ore, l'emergenza greca e anche la potenziale emergenza italiana è gravissimo, è irresponsabile. Pensare ad una manovra fantomatica fatta da un governo fantomatico e non rendersi conto dei rischi che corre il nostro paese, ma la responsabilità non è soltanto il governo italiano, la responsabilità è dei governi degli stati membri dell'Unione Europea, i quali non hanno sinora dato le risposte tempestive alla crisi in Grecia e non intendono affrontare il nodo generale dell'uscita dall'emergenza con politiche
funzionali alla crescita e non soltanto al risanamento. Questo è un grande nodo politico da cui dipenderà il futuro dell'Europa. Puntiamo soltanto a risanare le finanze, cosa buona e giusta, o puntiamo anche alla crescita e a dare una risposta alla società europea, soprattutto ai ceti più deboli, ma anche ai giovani laureati che non riescono a trovare lavoro perché non si investe adeguatamente nella formazione, nella ricerca, nell'istruzione.